Allora, parliamo di legge dell'attrazione. Prima che facciate domande, ho questo cappello imbarazzante in testa perché è la mia sfida settimanale, quindi devo girare con sta roba qua praticamente per tutta la settimana. Quindi vi dovrete godere questo bellissimo outfit durante il video. Allora, come applicare la legge dell'attrazione? 10 regole per far sì che appunto la possiate mettere in pratica e vi porti i risultati, ok? Io grazie alla legge dell'attrazione ho manifestato un sacco di roba e le cose fondamentali di cui ho parlato anche per quanto riguarda nel training gratuito che è in descrizione, sono entrato un pochino più in dettaglio su come ho fatto a manifestare la fidanzata con cui sono stato per un anno e mezzo, ok? Esattamente quel tipo di ragazza che avevo immaginato, che avevo visualizzato. Ho manifestato il mio lavoro attuale, ho manifestato, legato anche ovviamente al canale YouTube, legato alla mia attività di coaching, ho manifestato un bel po' di cose, ok? Quindi mi rendo conto che invece altre cose non le ho manifestate perché ho fatto degli sbagli, di conseguenza sono qua a darvi, diciamo, 10 regole che dovete mettere in pratica, che probabilmente alcune di queste, magari non tutte, ve le siete dimenticate, ok? Oppure potreste mettere in pratica e non lo state facendo. Allora, io parlo con, come sapete, io quando lavoro privatamente per quanto riguarda la mia attività di coaching, lavoro anche molto sulla legge dell'attrazione per attrarre ragazze, comunque creare una propria abbondanza di ragazze nella propria vita, e la legge dell'attrazione è un qualcosa di fondamentale, ok? E purtroppo, tanto cosa dice la legge attrazione? Che i pensieri diventano cose. Detto in parole povere, quindi chi ha letto o visto il documentario The Secret, vi consiglio di leggerlo, anche se a me fondamentalmente non mi fa impazzire, perché esagera un po' la cosa, secondo me, dal mio punto di vista, il fatto che sembra quasi che basta che visualizzi, non fa niente, tutto si presenterà sotto casa tua o tra le tue mani. Non la vedo così semplice come cosa, è semplice sì, è anche più bello perché è un pochino più complessa come roba, bisogna farsi un po' più il culo, però la realtà è questa, che i pensieri diventano cose, quindi voi pensate cose positive, attrarrete cose positive, pensate cose negative, attrarrete cose negative, e questo ha senso perché se ci pensate tutto attorno a noi stessi, qualsiasi cosa emana vibrazioni, ok? Quindi se noi ci allineiamo con quelle vibrazioni automaticamente attrarremo cose che hanno una vibrazione simile. Quindi quali sono queste 10 regole per utilizzare la legge dell'attrazione per far sì che vi dia risultati in qualsiasi area voi vogliate applicarla, che sia nella vostra carriera, a livello economico, sia con le ragazze, che sia nelle vostre amicizie, non lo so. Allora, la prima cosa che io vedo quando parlo con un cliente, ho parlato giusto ieri con un ragazzo, mi ha detto: guarda, io in questo momento ciò che vorrei non è tanto avere esperienze con le ragazze, vorrei trovarmi una fidanzata, ok? Io ho detto: ok, cosa vuol dire questo? Cosa significa? No, vorrei una ragazza che non come tutte le altre, qua, là, su e giù. Cioè, fondamentalmente io ho chiesto cos'è che vuoi e lui ha iniziato a dirmi cos'è che non vuole. E questo fa capire che c'è una mancanza di chiarezza, ok? Quando mi ha detto io voglio questo erano cose molto generali. Cioè, come dire, voglio una ragazza in gamba. Sì, va bene, ma cosa vuol dire per te una ragazza in gamba? Non vuol dire niente. Devi entrare un pochino più nel dettaglio, quindi la prima cosa che dovete imparare per mettere in pratica la legge dell'attrazione è chiarezza, perché mi ricordo una volta che ho parlato con un mio mentor di questo, ho detto: guarda, in questo momento io voglio vivere delle esperienze nuove, cioè ogni settimana voglio vivere un qualcosa di nuovo, e lui giustamente mi ha risposto, mi ha detto: dai, perfetto, allora magari questo weekend potresti uscire di casa, potresti andare a schiantarti in macchina, perché è un'esperienza nuova se ci pensi, e lì mi ha fatto capire l'importanza di avere chiarezza nella nostra testa, di essere chiari, di essere specifici, perché dovete capire che quando utilizziamo la legge dell'attrazione, queste sono le mie convinzioni, però l'universo è estremamente benevolo, ok? Ci dà tutto quello che chiediamo, però dobbiamo essere specifici, perché effettivamente se io chiedo voi esperienze nuove, andare a schiantarmi in macchina è un'esperienza nuova, ok? Quindi devo dire, ok, che tipo di esperienza voglio? Voglio una ragazza, come la voglio? Che caratteristiche? Io personalmente ho una lista di caratteristiche per la mia ragazza ideale e sono fisiche ma anche ovviamente caratteriali. E è una bella lista. Cioè qualcuno potrebbe dire: cazzo, ma ti stai limitando? No, non mi sto limitando, sto semplicemente dicendo questo è ciò che io voglio, questi sono i miei standard. Poi ovvio ci può essere una o due caratteristiche che sono disposto a dire ok, questo non è fondamentale, ma altre invece sono fondamentali. Ok? Quindi se io sono chiaro e specifico attrarrò quel tipo di ragazza. E la prima cosa che dovete fare è essere chiari, cioè anche lì guardate Napoleon Hill in Pensa e arricchisci te stesso. Lui non dice mettetevi lì davanti allo specchio, ripetete mattina e sera voglio un po' di soldi, no, dice la cifra esatta che volete entro quale data, dovete essere specifici, ok? Quindi questa è la chiarezza è fondamentale. Io vedo la maggior parte delle persone che dicono sì, voglio una ragazza, ma boh, non ci ho mai pensato, quello che c'è. Non va bene, dovete avere una chiarezza in testa, dovete, io quando
manifestato la mia ragazza con cui sono stato insieme per un anno e mezzo, ero entrato nello specifico, cioè avevo caratteristiche che tra l'altro oggi dico, me ne sono reso conto dopo che è finita la relazione, cioè è stato incredibile questo, perché è arrivata all'incirca dopo 7-8 mesi che avevo espresso, diciamo, questo desiderio, avevo visualizzato tutte queste robe qua. E poi stessa cosa per il mio lavoro, io avevo chiesto specificatamente certe caratteristiche del mio lavoro e poi questo lavoro si è presentato, io avevo in testa un altro lavoro, invece mi è stata presentata un'altra opportunità decisamente migliore. Quindi la prima cosa è la chiarezza, la seconda cosa è lasciare andare, anzi qua in realtà uno dei punti più importanti è aspettativa, non bisogno. Ok? Se voi avete bisogno di qualcosa, questa è un'emozione negativa. Pensate a quando avete bisogno di una ragazza, quando avete bisogno che una ragazza vi risponda, quando avete bisogno di uscire con una ragazza, quando avete bisogno di qualcosa. Immaginate adesso qualcuno che vi chiama, no, ho bisogno di te, voglio stare con te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. È disperazione questa. E se voi siete disperati, se voi avete bisogno, respingete quello che state cercando di attrarre. Ok? Appunto, legge dell'attrazione, non è legge del bisogno. Non ho bisogno di un qualcosa, me l'aspetto. Quindi quando voi iniziate a mettere in pratica questa cosa, lasciate andare. Se, faccio l'esempio, voglio manifestare 10.000 euro, ok? Se io ho bisogno di questi soldi, respingo questa cosa perché parto da una mentalità scarsa, ok? Se invece parto da una mentalità di aspettativa, cioè io mi aspetto che in qualche maniera questi soldi arrivino, allora lì inizia a mettersi in processo, in moto questa legge dell'attrazione. Capisco che non sia semplice da fare, però funziona così, funziona in questa maniera. Quindi cercate di, quando parlo di lasciare andare, cercate di lasciare andare tutte queste aspettative, come deve succedere una cosa, quando succederà. Infatti il terzo punto che ho messo è proprio l'impazienza. La maggior parte delle persone magari mettono in pratica la legge dell'attrazione, però dicono, ma non arriva, non funziona. Allora capite che se voi iniziate a dubitare, se voi iniziate a dire, ma quanto tempo ci vuole? Io quando, certo, anch'io avrei voluto avere, quando ho chiesto quel tipo di ragazza che volevo, l'avrei voluto avere entro una settimana. Ci ho messo 7-8 mesi, però poi è arrivata, è stato una relazione bellissima, va bene? Quindi dovete dare tempo che questa legge di attrazione si manifesti. Ci sono dei modi per accelerare questa legge di attrazione, ve ne parlerò tra poco, però dovete veramente imparare ad avere pazienza, cioè ci vuole del tempo. Voi imparate a chiedere quello che volete e sappiate che sta arrivando, magari non arriva in un giorno, magari non arriva in un mese, magari non arriva neanche in un anno, però arriverà. Andate a vedere quante persone di successo parlano di legge di attrazione e dicono, cazzo, io ho chiesto questo, questo e questo e si è presentato tutto quello che desideravo. Ok? Dovete dare del tempo, dovete prendere del tempo. Quindi tornando al secondo punto, che è uno dei punti più importanti, è aspettativa, no bisogno, ma soprattutto il lasciare andare. Se voi volete faccio un esempio, una Lamborghini, ok? Volete avere una Lamborghini, ed è quello che effettivamente desiderate, il vostro obiettivo, qua su giù. Innanzitutto dovete darvi del tempo, ok? Molto probabilmente ci vorrà un po' di più di quello che vorreste. Probabilmente, non è detto. Però, le vie dell'universo sono infinite. Quindi, però lasciate andare poi questo desiderio, non serve che rimanete attaccati. Io ho fatto, appunto, lo ripeto, tra l'altro, tra parentesi, Black Friday, codice in descrizione, 70% di sconto su tutti i miei prodotti. Comprateli, cazzo, perché 70% di sconto non ci sarà mai più fino probabilmente all'anno prossimo, ok? E comunque i prezzi saranno aumentati. Quindi andate, comprate quello che cazzo volete, 70% di sconto, investite su voi stessi, invece di spendere cazzate su Amazon, come faccio io. Allora, a parte questo, nel mio training gratuito parlo, che tra l'altro scaricatevi quello in descrizione, gratuito, parlo del fatto di lasciare andare. Però cosa stavo dicendo? Sì, che io do del tipo delle affermazioni, va bene? E chi lo sta seguendo, lo sta vedendo in pratica, lo sa, do delle affermazioni. Però la cosa è, non dovete ripetere queste affermazioni e poi continuare a tenerle in testa. Cioè se voi ripetete la frase io sono magnetico e la rifate al mattino e al pomeriggio e alla sera, non dovete farlo in altri momenti, non dovete costantemente ripeterlo durante la giornata questa cosa, perché quello è bisogno, quello è tenersi attaccati a un qualcosa, dovete lasciarla andare, dovete, come dire, ok, lascio che funzioni questa roba. È un po' come prendete un seme per una pianta di pomodoro, lo mettete nel terreno e poi lo lasciate andare, non rimanete lì a aspettare, no adesso devo riguardarlo perché magari è già cresciuto, lo tiro fuori, no, perché sennò c'è bisogno, c'è attaccamento emotivo, siete lì che vi aspettate qualcosa, invece dovete far sì che
lasciate andare, ok? Capisco che non sia semplice per tanti, però è anche molto legato al daoismo, alla filosofia del dao, quindi lasciare andare, far sì che le cose succedano, ok? Quindi questo è il secondo punto. Terzo punto, come ho detto, impazienza, dovete imparare a darvi del tempo, soprattutto per grandi desideri, grandi obiettivi. Quarto punto, quello che non è non se ne parla molto in The Secret, è una cosa che mi fa un po' girare il cazzo, perché in The Secret ti dicono: vuoi una Lamborghini? Pensa a Lamborghini, visualizza Lamborghini e si presenterà. Sii sempre felice, gratitudine, qua là su giù. Se io voglio una Lamborghini, è anche probabile che mi devo allineare con i miei desideri, mi devo allineare con i miei obiettivi, ok? Cosa significa questo? Che se io voglio avere 3 fidanzate, però me ne rimango in casa, oppure voglio avere una fidanzata bellissima, voglio avere, che ne so, voglio uscire con tante ragazze in settimana, però mi rimango in casa 7 giorni su 7 a giocare ai videogiochi, non mi sto allineando con i miei desideri. Sì, può succedere che si presenti qualcosa, ma è difficile, capite bene che se rimango in casa io non ho possibilità di conoscere gente. Quindi il quarto punto è, si può essere anche tradotto con agire, ok? Azione. Allinearsi con i tuoi desideri, cosa significa? Voglio conoscere le ragazze? Esco di casa, muovo il culo, esco di casa, non sto tutto il giorno in casa a non fare un cazzo, non sto a fare la routine lavoro casa, lavoro casa, lavoro casa. No, inizio a uscire di casa, inizio a allinearmi con i miei obiettivi. Se io voglio guadagnare 1 milione di euro entro il prossimo anno, non posso pretendere di svegliarmi a mezzogiorno e non fare un cazzo fino alle 7 di sera e poi alle 10 andare a dormire. Ok? Capite che non funziona così. Ci deve essere un'idea di mi allineo con questi obiettivi. Quindi mi do da fare, lavoro qua, là, su e giù, ok? Quindi agire. E purtroppo, come ho detto, in The Secret si dà questa idea del tutto viene, tu non devi fare niente, boom, preparati, e tutti che si mettono lì visualizzano, però non succede un cazzo, perché dovete anche allinearvi con questi obiettivi, con questi desideri. Quinto punto, ho messo visualizzazione, ma non tanto visualizzazione, sì, è fondamentale che quando tipo dite ok, voglio un certo tipo di macchina, voglio guadagnare tot al mese, che visualizzate questa cosa, cioè l'abbiate chiara in testa, anche quello perché crea chiarezza, come era il primo punto. Ma la seconda cosa è proprio provare quelle emozioni, provare quei sentimenti. Come ho detto, noi siamo delle vibrazioni, ok? Noi siamo dei vibratori, noi emaniamo vibrazioni e dovete allinearvi con queste vibrazioni. Quindi visualizzate, sentitevi già in possesso di ciò che state desiderando, di ciò che state chiedendo, ok? Sentitevi già in possesso, ma visualizzatele anche come se le aveste in questo momento. Se io voglio guadagnare 10.000 euro al mese, metto qua, chiudo gli occhi e visualizzo come mi sento in questo momento guadagnando 10.000 euro al mese, ok? Provo quelle emozioni, provo quei stati d'animo, quei sentimenti, mi sento già in possesso di questa cosa, ok? Poi ovvio do del tempo per questa cosa si manifesti, però dovete visualizzare, ma non solo visualizzare, proprio sentirvi in possesso già adesso di questa cosa qua, ok? Questo è sicuramente un ottimo modo per accelerare i risultati che avrete con la legge dell'attrazione, e di conseguenza io personalmente dedico 10-15 minuti al giorno per la visualizzazione, qualcosa che si... Tanti parlano di questa cosa, anche lì però poi non rimango attaccato a questa visualizzazione. Questo è un altro errore, come ho detto prima, lasciate andare. Avete finito di fare 10 minuti di visualizzazione, quello che è, basta. Non state più tutto il giorno a pensare al vostro obiettivo. No, basta, lasciate andare. Lasciate che questa cosa si presenti. Lasciate che qualcun altro lavori per voi. In questo caso appunto la legge attrazione o l'universo, quello che volete. Quindi visualizzazione. Sesto punto, convinzioni limitanti. Questo è un punto fondamentale che dovete capire, perché non, e anche il settimo punto mi viene da dire, li metto assieme, traumi passati. Cosa significa questo? Che se voi volete guadagnare 1 milione, volete guadagnare 3.000 euro al mese, ok? O quello che è, però avete delle convinzioni limitanti. Avete, ad esempio, la convinzione è i soldi sono difficili da... scusate, è difficile guadagnare soldi, i soldi non crescono sugli alberi, e fare soldi è impossibile, per fare soldi devi rubare. Queste sono convinzioni limitanti, quindi capite che voi dite questo, volete, cioè questi sono i pensieri, volete questa cosa, però c'è un blocco, c'è un muro. Capite bene che non state facendo sì che questi desideri si manifestino, perché appunto ci sono delle convinzioni limitanti, ci sono dei blocchi, c'è un muro in mezzo, quindi dovete prima togliere queste convinzioni. Faccio esempio, quando io parlavo nel mio programma, per quanto riguarda il coaching privato, io lavoro molto, come ho detto, per attrarre ragazze, però non do le frasi per rimorchiare, non vi dico come flirtare con una ragazza, come scrivere a una ragazza, quello non me ne frega un cazzo, non è importante, quello è il 10% che fa la differenza.
La realtà è questa, che se tu non stai attraendo le ragazze che desideri nella tua vita, è perché ci sono dei blocchi, ci sono dei muri. Questi possono venire da convinzioni, possono venire da traumi passati, ok? Io personalmente mi sono reso conto di questo negli ultimi mesi, il fatto che avevo dei traumi passati di cui non mi sono mai reso conto e di conseguenza non mi facevano sentire abbastanza, non mi facevano sentire degno di magari essere amato, avevo quasi anche un complesso di inferiorità. Okay, rispetto ad altre persone, di conseguenza era anche il fatto che lavorassi così tanto, mi dessi così tanto da fare, è proprio un modo per sentirmi abbastanza, così almeno gli altri avrebbero visto quanto sono importante, quanto mi do da fare, quanto sono un gran lavoratore, quanto sono in gamba. Ok, capite? Questo parte da un'insicurezza, non parte da una posizione di abbondanza, di sicurezza in sé, e di conseguenza anche questo va a frenare la legge dell'attrazione. Quindi dovete stare attenti alle convinzioni limitanti. Come ho detto, mettiamo conto, io voglio uscire con 5 ragazze a settimana, va bene, però poi c'è la convinzione che tutte le donne sono troie, oppure c'è la convinzione che le ragazze fanno schifo, le ragazze normali non ci sono più in giro. Vedete che sono tutte convinzioni che vanno a distruggere questa cosa. Oppure un trauma passato potrebbe essere appunto con i vostri genitori, magari i vostri genitori, che so, è mancato qualcuno della vostra famiglia, o qualcuno vi ha trattato di merda, siete stati bullizzati quando avevate 8 anni, non lo so, va bene, non so quale, però sono cose che dovete tenere in considerazione, perché a volte neanche io personalmente, quando ho scoperto questo trauma passato, non me ne ero neanche reso conto. Cioè, mi sono reso conto di questa cosa semplicemente mettendomi lì a scrivere, ho scritto per delle ore, e a un certo punto mi sono reso conto che, insomma, questa roba qua, da dove nasce questo bisogno? E mi sono reso conto che era legato a certi eventi passati, ok? Quindi dovete eliminare questa roba, dovete eliminare questi muri, perché una volta che eliminate questa resistenza, questi muri, semplicemente basta del tempo e tutto si manifesta senza sforzo. 8° punto, questo è legato anche al lasciare andare, siate presenti nel momento. Come ho detto, visualizzate, però poi imparate a essere presenti nel momento. Non esiste nessun altro momento non esiste altro che l'adesso. Esiste solo questo momento, il passato non esiste, il futuro non esiste, ok? Purtroppo la maggior parte di noi vive costantemente o nel passato o nel futuro. Questa non è una cosa sana, e soprattutto questo va a distruggere anche la legge dell'attrazione. Dobbiamo imparare ad essere presenti. Per avere una connessione con una ragazza, per comunque manifestare quello che desideriamo, dobbiamo imparare a essere presenti nel momento, dobbiamo imparare a goderci il momento, anche perché voi potete desiderare tutta questa roba si può manifestare, ma finché voi non siete presenti non ve la godrete mai, punterete sempre a qualcosa di successivo. 9° punto, non capire il piano, quello scritto così, non capire il piano dell'universo. Cioè, dovete capire che se io sono qua, ok, e chiedo questa roba qua, voglio arrivare qui, magari non è una linea retta, magari va giù così prima e poi sale. Perché? Perché voi dovete imparare a chiedere quello che volete, ma dovete smettere di pretendere che succeda in una certa maniera. Ok, io vedo un sacco di gente che chiede qualcosa, ma poi si aspetta che succeda in una certa maniera. Non avete idea di quante volte io appunto ho chiesto una certa esperienza, magari ho chiesto di conoscere una certa ragazza, mi aspettavo adesso in una certa maniera e invece è andata in tutt'altra maniera. Ormai io non ho più aspettativa sul come deve succedere una cosa, lascio che questa cosa succeda. Ok, io, come ho detto, una volta appunto ho percepito che c'era qualcosa, l'ho raccontato in un video privato nel corso, e ho detto, volevo incontrare una ragazza, però avrei pensato magari le scrivo, quale succede, invece ho detto no, non mi preoccupo, non faccio niente. Ho sentito il bisogno di andare al supermercato e l'ho incontrata lì e poi ci siamo messi d'accordo per vederci, ok? Quindi non mi preoccupo di come le cose accadono. Sì, mi allineo con i miei obiettivi, mi do da fare quello che è, ma non mi preoccupo, lascio che le cose succedano, ok? Ovviamente questo è legato un po' alla religione, però si dice le vie del Signore sono infinite. Le vie dell'universo in questo caso sono infinite, ok? A prescindere che voi siate creati in qualcosa o meno, va bene? Quindi non cercate di mettervi in mezzo, non cercate di dire no, deve succedere in questa maniera, lasciate che succeda, ok? Questo è il 9° punto. E il 10° punto è cambiamento, dovete imparare a cambiare. Se voi continuate a fare le stesse cose otterrete gli stessi risultati. Volete ottenere qualcosa di nuovo, dovete imparare a cambiare. Come una piccola cazzata, sto facendo questo video con questo cappello, perché? Perché ci vuole del cambiamento. Non fa cagare, perché a me piace questo cappello, ma fare un video così su YouTube è abbastanza imbarazzante con questo cappello qua. Però non me ne frega un cazzo, è un cambiamento. È una cazzata gigantesca questa, non è il cambiamento di cui sto parlando. Però dovete imparare, tipo, la prima cosa che dico ai miei clienti, ok? Dici, va bene, vuoi uscire con 5 ragazze a settimana, vuoi avere 3 scopamiche, va bene, ti posso aiutare a raggiungere questa cosa, però non puoi pensare di uscire una volta a settimana.
e andare nel bar dove ci sono 30 persone e non frequentare nessuno e non parlare con nessuno. Non è allinearsi con i tuoi obiettivi, ci vuole del cambiamento, devi essere pronto a cambiare le tue amicizie, devi essere pronto a cambiare le convinzioni su di te, devi essere pronto a cambiare la tua routine giornaliera, devi essere pronto a cambiare la tua realtà, perché una volta che cambi, tutto cambia. Se nulla cambia, nulla cambia, se tutto cambia, tutto cambia, ok? Quindi dovete imparare a chiedervi ogni giorno: come posso fare questa cosa in un'altra maniera? Come posso, ok, faccio sempre questo, facciamo in una maniera diversa, facciamo nell'opposto, facciamo l'opposto di quello che faccio di solito. Imparate a cambiare, imparate veramente a provare cose nuove, provate nuove esperienze, imparate a uscire di casa e aspettarvi cose nuove, imparate a cambiare la percezione della realtà. Perché, lo ripeto, il fatto che io ottenga certi risultati con le ragazze e un altro ottenga risultati totalmente diversi è perché abbiamo una percezione totalmente diversa della realtà. Perché magari io so che esco di casa e tranquillamente in qualsiasi situazione mi posso aspettare di conoscere una ragazza, vado al supermercato, vado in un ufficio che devo dare dei documenti e mi aspetto di trovare qualcuno, vado a ballare, mi aspetto tranquillamente una ragazza che venga lì e mi approccia, ok? Questa è la mia realtà, questa è la percezione che io ho della realtà e di conseguenza questo si manifesta, questa è la legge dell'attrazione in azione, ok? Quindi queste sono 10 regole che dovete mettere in pratica. Io vi ho contato delle cose, passate una bella giornata, come ho detto, lo ripeto, se volete lavorare privatamente con me, tutto in descrizione, vi consiglio di scaricarvi il mio training gratuito perché ci ho messo un sacco di ore di lavoro dentro, una figata, e l'hanno apprezzato veramente in tanti. E infine, l'ultima cosa, 70% di sconto, compratevi quello che cazzo volete, perché io ne approfitterei. Io ho sempre fatto così nella mia crescita. Black Friday spendevo un casino di centinaia di euro, scherzando, perché mi trovavo corsi che costavano il 50% in meno, 70% in meno. Quindi approfittatene. Ciao campioni, passate una grandiosa giornata. Ciao.